La Juve vince il derby con il Toro. Sul campo ha fatto 50 punti e sarebbe seconda senza le penalità. Derby pirotecnico, quello dello stadio, condito da 6 gol e 2 traverse, una per parte, che l'hanno reso combattuto, spettacolare e incerto fino alla fine. L'ha vinto la Juve, come quasi sempre nei confronti diretti, lasciando ancora una volta il Toro con l'amaro in bocca di chi ha sfiorato l'impresa, senza però portarla a termine. L'essere andati in vantaggio per 2 volte, Caramo e Sanabria, non è bastato a domare la Juve, molto più lunga e distratta del solito, ma decisamente convinta a prendersi i 3 punti. I gol di Cuadrado al 16esimo e Danilo al 46esimo le hanno permesso di andare all'intervallo sul pareggio, per poi continuare a battagliare in una ripresa aperta dalle traverse di Vlahovic e Linetti. La svolta è arrivata al 71esimo minuto con Bremer, ex per eccellenza della partita, bravissimo a trovare il 3-2 con un bel colpo di testa, mentre il punto esclamativo lo ha messo Rabiot a 9 dalla fine, colorando la mole di bianconero per l'ennesima volta, ma soprattutto regalano ad Allegri 3 punti pesantissimi. Allegri, il quarto posto? Guardando i numeri ora diventa difficile. Per arrivare a 73 punti dobbiamo fare qualcosa di straordinario, ma guarderemo passo dopo passo.